Eccoci qua, sushi fatto in casa. Questa è la versione di Paquito, perché noi oggi abbiamo fatto o 5 o 6 video, wow, tanti di sushi fatto in casa. Io e Nancy abbiamo fatto anche la sassina magica, poi abbiamo fatto il video serata sushi e tante persone hanno detto vogliamo vedere meglio come Paquito fa il sushi, perché ci vediamo di più di lui che di voi, e va bene, ci hanno tradito. Paquito, ma questo è il cappellino per la versione giappo? Però è carino, ma è fatto all'uncinetto. È estivo. E ci sta bene proprio, sai. Fammi vedere, girati di qua. Questo l'ho comprato in Turchia. Ah, fare le docchie. Fare Lucio Dalla per l'orecchino. No, pollice in su per Paquito con l'orecchino e il cappellino. Guarda come è carina, già tu la lì. E allora? Ho imparato la tartare. Questa già l'hai fatta. Questa praticamente è semplice, perché si taglia l'avocado a pezzettini, con il salmone a pezzettini, e ha messo anche i gamberetti. Tutto sì, crudo. Sì, tutto. E per condire? Salmone, spigole e gamberetti. Anche la spigola. E per condire? No, un po' di limone ho messo. Ah, limone. E qua abbiamo tutto il pesce. Ma la cosa importante che volevano sapere loro, Paquito, è che hanno notato questo bellissimo pesce fresco. Cioè sia salmone, orata e spigola. Tutto crudo e fresco. Come fai tu per la questione dell'abbattimento? Vuoi spiegare come fai tu? Che sei proprio professionista. Ti sei fatto spiegare proprio preciso come si fa, è vero? Lo compro freschissimo. Lo compri fresco, freschissimo, sia il pezzo di salmone, spigolo, rata, quello che volete, e poi lo congelo per almeno 96 ore. Almeno 96 ore, quindi quanti giorni? 24, 3 giorni. Che poi tu a volte mi dicessi che lo fai stare anche una settimana per sicurezza. 3, 4 giorni, 5 giorni, sì. E poi lo scongelo al momento che lo devi fare. La sera prima lo metti in frigo, perché deve essere scongelato lentissimo. Lentamente, quindi assolutamente no il microonde, assolutamente. Ma mi stai facendo sforzare che mi fa male il dente. Ah, poverino, maronna, guardate, solo per voi. No, veramente è improvvisato, sono venuta qua a mangiare, ho trovato questo benedito, ho detto, mo approfitto e riprendo pure la versione in diretta, live, perché la ragazza ti hanno tanto tanto richiesto. Quindi adesso andiamo a preparare tutti i sashimi, i nigiri, eccoli qua, già li abbiamo fatti. Poi facciamo i roll. Ecco qua, questo è con il riso. E il riso spieghiamo noi bene come la cottura, utilizzi il nostro metodo, no? Quello del video che abbiamo fatto. Sì. E poi qua la cosa bella è che lui li fa anche con il, guarda, la spigola qua, che è buono, buonissimo, il gambero, il salmone, molto. Questi buono. Invece sono i sashimi. Questo è sashimi che lui fa in questo modo, ragazzi, cioè praticamente ci mette il pezzettino di salmone, fettina di avocado, molto morbido deve essere l'avocado, anche compratelo qualche giorno di anticipo. E poi alterna salmone e spigola. Una settimana prima lo dovete comprare. Ecco, così sicuramente è morbido. E poi sotto, guardate, prepara questi piatti, che questa è un'invenzione sua, che io non ho mai visto neanche al ristorante giapponese. È troppo bello però, perché così mangiate anche le verdurine, no? Assieme al pesce. Ed è buono anche per chi non piace tanto le prime volte che mangia il sushi, che così si confonde il sapore del pesce crudo. Molto buono, mette tutta l'insalatina julienne. Questo che cos'è? Che verdurina è? Questo è un ravano bianco, ravanello. È molto buono, bianco. Lo usano grande. Molto i pakistani, ho visto, sai? Fatto sempre a julienne. E qua invece misto. È misto anche con le carotine. Qua solo carotine, comunque poi in base ai vostri gusti. È troppo buono, ragazze, così, veramente buonissimo. Yummy, ma questa tartare, che cos'è? Con l'avocado. Ma poi nell'avocado di... Con l'avocado, è troppo speziosa così, guarda, è proprio super invitante. Eccoci, siamo qui finalmente ai roll che ci piacciono tanto. Allora Paquito usa sia l'alga, quella alla nera, è vero? Che... Sì. No, è verde veramente, scusate, l'alga nori. E che tutti questi ingredienti comunque si trovano adesso facilmente in tutti i supermercati, tipo alla Coop, l'Ocean, è vero Paquito? Dappertutto si trova. Poi ci mette tutto il riso. Ah, questo è bello. Questi stanno quelli con riso fuori e quelli con l'alga fuori. Questa è la particolarità di Paquito, ci mette questo qua. Che cos'è questa roba rossa? Aglio e peperoncino. Aglio e peperoncino, tutto tritato così, viene buonissimo, ragazzi. Ma è troppo buona, a me piace. Loro l'hanno visto sia in alcuni vlog che ho fatto, sia nel video serata sushi che abbiamo messo sempre su questo canale. E infatti tutte quante ci hanno chiesto, facci sapere com'è fatto. È un trito di aglio e peperoncino, quindi una spezia, molto molto buono. Poi lui lo capovolge, sotto ha messo la pellicola, vedete, questo lo facciamo vedere pure noi nel video,
e poi si va a mettere il pesce dall'altro lato. In questo modo viene praticamente il riso fuori e l'alga dentro, che secondo me sono i più buoni, è vero? Io sono quelli che preferisco. Ecco qua, adesso la Philadelphia. Philadelphia Roll. Esatto, Philadelphia Roll. Poi questi sono con la spigola, poi si possono fare anche con il salmone e poi si possono fare anche con questa qua. Questa è la carta di riso. Se non vi piace l'alga, potete utilizzare la carta di riso. Questi sono dei fogli. Foglia insalata. Anche la foglia insalata, sono rigidi e potete avvolgerli, usare per avvolgere. Questi si basta inumidirli, è vero? Pochito bagnarli sì, diventano. Sì. Questo già l'ha questo fatto. Già l'ha fatto, il rollo già fatto. Semplice. Guardate com'è bello preciso. E dentro c'è il salmone, avocado, con sempre l'alga dentro, il riso fuori e poi tutto il sesamo. Ecco qua, abbiamo messo anche la Philadelphia e adesso avvolgiamo. Noi siamo la Philadelphia Balance, che è light, è più leggera. E potete utilizzare anche un qualsiasi formaggio spalmabile light. Ecco qua, e questo è il nostro rollo, guardate, è come buono. Poi lui fa così, li fa tutti e poi dopo li taglia. Ormai è diventato un giapponese proprio, guardate. Guarda questo meccanismo. Questo c'è un robot, non viene un giapponese o un giappone, ti piglia e ti porta il Giappone a fare sushi. Non lo so, bello, ti porta a Tokyo, ma che? Ore come si taglia? Ecco qua, tagliamo, aspetta che venga. Molly, ma tu che vuoi? Molly, che c'è? Vuoi pure la punta di là? Amore. Ah, la punta di qua, la punta di là è sotto. E poi si deve fare due parti. Ah, prima a metà. Bagnate sempre il coltello. Ah, guardate, il coltello lo bagna nell'acqua fredda. Semplice. Vedete? E poi si fanno tre parti. Uno, due, tre. Se li volete più piccoli, fate guarda no, qua. Dai, mo li devi mettere sul tuo letto di verdurine qua. Li metto pure da colore, li ho messi qua perché questi sono bianchi. Ah, fa contrasto, bianco verde. Ma ci vuole. Paghito, ma tu sai ci vuole sempre l'arte. Che devo andare a rubare tutto quanto. Sì. Le ragazze sì. Dicono. Casta pure i cucchiai, amore, sembra c'hai gli occhi da lupo mannaro col flash. Dicono adottami, mamma mia tuo padre, com'è bravo, voglio venire a cena da te. Quante donne c'hai, sono due spazi mani. Sì. Sei chi ne rosso, vero, che io sono per te. E com'è, da qua decreta voi. 40 anni in bocca. Sta tua moglie a rete da povatto. Da 40 anni in poi. Le vuoi proprio madonne mature? Sì, sotto i 40 anni no. A voi le altre te la adotti come figlioletti? Sì, eh? Sì. Va bene. Comunque questo è troppo buono, questo roll a me piace troppo. Perché è piccante, no? Voi sapete che io amo il piccante. Ed è buonissimo. E dopo ve lo facciamo vedere tutto preparato, eh? Così vi viene un bel angolino, vero Nancy? Sì, sì. Ecco il nostro sushi, guardate com'è bello, è bellissimo, 100.000 tipi, questo sarà preparato Paghito, guardate che bel piattino. I nigiri, quanti ne sono troppo buoni, guardate anche la tartare, mi raccomando lasciateci un pollice in su per questo sushi di Paghito. Ciao Paghito! No, non sa ci fa. Paghi, manite di meno sushi, capucchette e cocurtille, bacchette, allora. Dai! Oh mamma mia, ciao, vabbè, perdoniamola.